Buongiorno ragazzi, allora devo assolutamente mettermi il collirio immediatamente e i miei capelli sono osceni, ma sto per andare dal parrucchiere, ok? Quindi li sistemeranno loro. Collirio assolutamente perché quando dormo poco i miei occhi sono intensamente rossi e mi fanno malissimo. In realtà ieri ho filmato un video ASMR fino a tardi. E poi praticamente sono andata a dormire, però oggi mi sono svegliata presto perché appunto ho appuntamento, cioè presto, ho appuntamento alle 10, ok, dal parrucchiere, però il tempo che ti svegli, ti prepari, ti trucchi, poi devi andare fino là, praticamente mi devo svegliare alle 9, che ragazzi, se vai a dormire alle 3 è veramente, veramente terribile. Forse dovrei cambiare i miei orari. Ma forse anche no, cioè continuo a dirlo, però alla fine poi mi ritrovo sempre a filmare tardi. Scusate, devo sempre prendere delle cose dietro di voi. Ok, aspettiamo 30 secondi che questo collirio faccia effetto. Questo è il modo in cui io applico il balsamo labbra. Non vado mai con il dito nella confezione, nel pot. E... speriamo gli occhi siano decenti. Come al solito sono anche abbastanza in ritardo, ma ho questa mia, diciamo, tranquillità, anche se sono in ritardo, che ormai è veramente stupefacente. Allora, Professional Benefit. Non vivo senza questo prodotto, specialmente in estate, che a me il fondotinta non dura se non metto un primer, e quindi è l'unico modo per avere un trucco decente con questo caldo. E io, anche se fa caldo, mi ritrovo comunque sempre a truccarmi, non so perché, ma ho l'abitudine, o comunque non lo so, è una cosa che mi piace, quindi togliermi questo step mi dispiacerebbe un po', anche se ovviamente se fondotinta, ok, anche se ovviamente se poi sono in vacanza tipo ci sono veramente 40 gradi probabilmente non mi truccherei, ma oggi ho controllato, dovremmo essere sui 28, che non è affatto male. In realtà non vedo l'ora di caricare questo video ASMR che ho filmato ieri per vedere se sono stata brava, perché avevo fatto un video ASMR prima, mesi fa ancora, e secondo me non è che fosse andato proprio benissimo, perché non, cioè, parlavo troppo veloce e poi non avevo le cuffiette, e in tanti mi avevano detto Nicole devi avere le cuffiette, quindi non avendo le cuffiette non riuscivo a sentire quello che stavo dicendo o comunque i suoni, e quindi alla fine secondo me non è uguale, cioè devi riuscire a sentirli mentre li registri, e ieri invece ho fatto proprio così, e quindi secondo me è molto molto meglio, sarà molto molto meglio questo video ASMR rispetto all'altro. E anche se avevo questo problema molto fastidioso di un fischio che continuava a ripresentarsi, letteralmente ho rischiato di diventare sorda, ma credo di aver risolto, non si sentiva nel video, e quindi non vedo l'ora di leggere i vostri commenti e vedere che cosa ne pensate di questo video ASMR, perché sinceramente mi piacerebbe diventare brava e farli regolarmente, perché è una cosa divertentissima, cioè è una figata filmare gli ASMR, che se ci penso, fino a qualche anno fa, tipo gli ASMR, cioè non esistevano, e quindi penso che fossero la cosa più strana al mondo inizialmente, cioè una persona che sta lì e fa sti suoni davanti al microfono, veramente strano, però ragazzi, cioè mi piace ascoltarli, quindi capisco benissimo, e sono super 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 relaxing questi video. Vabbè, a me piacciono soprattutto quelli o con il cibo o con lo slime, ma in generale tutti i video ASMR sono pazzeschi per rilassarsi.
Ok, di là sento dei rumori sospetti ed è Gata Bella che ha imparato fondotinta, sempre quello di Io Della Palma che avevo inserito nei prodotti preferiti. Di là c'è Gata Bella che ha imparato ad aprire la scarpiera e le piace andarsene lì dentro a dormire. E se ne sta lì a premere lo specchio per aprirla. È veramente una gatta furba lei. I miei non hanno mai capito come aprirle, ma probabilmente non gliene frega nemmeno. La situazione gatti comunque è sempre la stessa, cioè Beta odia Denver, Max e Denver vanno d'accordissimo, Audrey se ne sta per i fatti suoi. Allora, correttore. Si vede che sono stanca stamattina, seriamente. Penso che ve ne accorgiate anche voi. Comunque, correttore, sto usando quello di Fenty Beauty e non è affatto male. A differenza del fondotinta che a me non piace, ma so che in molti vi ci trovate bene, quindi non posso dire nulla. Probabilmente sono l'unica. Anche oggi mi sa che non truccherò gli occhi, a parte il mascara. Perlomeno sembro sveglia, ok? Il che è già un grosso step avanti, direi. Allora, devo cipria. Uso sempre quella di Urban Decay, la The Slick. Ormai ho raggiunto, lo vedete? Ormai ho raggiunto il fondo, quindi evidentemente mi piace, perché se con un prodotto raggiungo il fondo e non smetto di usarlo prima di raggiungerlo, vuol dire che I like it. Sono anche molto molto contenta che vi siano piaciuti, che vi stiano piacendo i giveaway che ho messo su YouTube. E ho visto che state scrivendo un sacco di commenti, quindi mi fa super super piacere. E non so nemmeno perché avessi smesso di fare giveaway su YouTube in realtà. Poi c'era tutto quel casino che se organizzavi concorsi dovevi chiamare il notaio. Solo in Italia sta cosa praticamente, in tutti gli altri paesi non c'è bisogno, in Italia sì. Ma poi quindi mi sono detto ok, non organizziamo concorsi ma semplicemente regalo delle cosine ai miei follower. Quindi non si tratta né di un concorso a premi né di un un contest per il miglior tot. Proprio per questo non faccio più concorsi di questo tipo, perché teoricamente dovrei ogni volta avere un notaio, pagare un notaio che poi faccia un'estrazione o comunque attesti la mia scelta. Cioè è veramente follia, secondo me è follia pura. Che tra l'altro, lo sapevate che la figura del notaio in molti altri paesi non esiste, o comunque non come la nostra, il che secondo me è molto interessante. Allora, ok, i miei capelli sono talmente osceni che non riesco nemmeno a guardarmi, sinceramente. E stavo pensando, non lo so, allora, non ho in realtà tantissimo tempo per il parrucchiere, cioè, ho 3 ore per il parrucchiere oggi, ok? Che poi alla fine possono diventare anche 4 volendo, perché poi dovrebbe arrivarmi la spesa a casa, ma potrebbero pure lasciarmela davanti alla porta come l'ultima volta, quindi non sarebbe proprio un problema. E vorrei fare, mi uccideranno quando arrivo perché io ho sempre queste idee, vorrei fare i capelli argentati, ok? Perché mi dite se, cioè in realtà non sapevo se farli rosa. Il problema dei capelli rosa è che poi sono difficilissimi da abbinare agli outfit, specialmente in estate, però mi piacciono un sacco, quindi non so se fare i capelli rosa oggi, ok? O fare i colpi di sole normali e basta, perché ho una ricrescita oscena, ragazzi, che anche se è bionda, comunque io facendo i colpi di sole biondo chiarissimo, cioè si vede e non è una bella cosa. E poi sabato ho un matrimonio e quindi non posso nemmeno avere la ricrescita. E però, oppure, vorrei fare i capelli argento. Il fatto è che ho paura di rovinarli, perché facendo i capelli argento secondo me bisogna, tra virgolette, decolorarli tanto. Ma voglio sentire che cosa mi dicono adesso
se c'è gola mi uccide sicuramente. Perché lui fa tanto per sistemare i miei capelli e poi io voglio farli argento, la volta dopo rosa, la volta dopo voglio l'extension. Quindi in realtà, poverini, secondo me hanno paura delle mie idee assurde. E voglio sentire che cosa mi dicono, perché ogni volta che faccio la cheratina mi dite: Nicole, stai benissimo con i capelli argentati. Me l'hanno detto anche i miei amici, quindi alla fine, cioè, penso che... E poi mi piacciono. E quindi vorrei magari farli proprio così, di questo colore. Però voglio vedere anche se poi è fattibile ritornare al mio biondo, oppure è difficile una volta fatti. Quindi voglio vedere un attimino che cosa mi dicono. Andiamo a mettere un po' più di cipria, ok, sugli occhi, perché appunto non li truccherò, metto solo il mascara, che perché altrimenti faccio veramente tardissimo. Oggi mi forzerò me stessa a non usare di nuovo la Chanel Clear, quella trasparente, perché ragazzi non è possibile, sto usando solo quella da quando l'ho comprata e va bene, cioè ovviamente l'ho comprata, quindi sono contenta che mi piace di usarla tanto, però non è possibile che con tutte le borse che ho continuo ad usare sempre e solo quella da tipo, non lo so quando è che l'ho presa, 2 mesi, quindi bisogna correre ai ripari. E oggi prenderò la Jumbo nera. Ovviamente se non sbavo un po' con il mascara non sono io. Ok, oh mio Dio, mamma mia quanta differenza tra un occhio e l'altro, è pazzesco. Vabbè che tanto lo fa anche la laminazione ciglia e lash lift. E stavolta non voglio aspettare 2 mesi e mezzo per andare a rifarlo, perché altrimenti l'effetto svanisce proprio ed è un peccato. Stessa cosa che sto pensando del filler al labbro superiore, vorrei tornare a rifarlo perché non vorrei aspettare che l'effetto sparisca, però non lo so se mi conviene, perché mi sembra ancora sinceramente abbastanza voluminoso. Stavo pensando in questi giorni ai maturandi, infatti ve l'avevo accennato la volta scorsa, vi stavo chiedendo: maturandi come sta andando? Perché mi ricordo esattamente di quando la matura l'ho fatta io e i primi giorni di luglio erano veramente giorni di fuoco. Non mi ricordo esattamente le date, ma erano giorni di fuoco. E avevo una paura pazzesca, però mi ricordo che gli iscritti erano andati bene e quindi non avevo più di tanto paura dell'orale, perché facendo i calcoli sapevo che comunque sarebbe andata bene. Però l'orale è stato, mamma mia, avevo una paura ragazzi, una paura, che poi io sono super sensibile e per queste cose, cioè anche gli esami all'università, ma la matura è stata molto peggio, ma gli esami all'università avevo proprio il magone e so benissimo che cosa vuol dire, ed è terribile, perché fino a quando non finisci quello che devi fare non ti passa. Però nel momento in cui esci, hai finito l'orale ed esci, cioè, c'è questo senso di libertà inverosimile che provi, che poi non proverai mai più probabilmente, perché è un po' il senso che provi anche quando finisci un esame, però non è la stessa cosa, è un senso di libertà pazzesco, dici cavolo, finalmente, dopo 5 anni non ci posso credere, si è andata come è andata, ma almeno ce l'ho fatta, ho finito e adesso posso godermi l'estate e quindi è una bellissima sensazione. Non posso dire che mi manca, però ho un bel ricordo, ecco, sicuramente poi di quell'estate con la mia migliore amica siamo andate a Dios, abbiamo fatto sto viaggio io e lei, che veramente, cioè, mi ricordo che mangiavamo scatolette Rio Mare, le insalatissime Rio Mare, quello era il nostro pranzo e la nostra cena. Che ridere ho, che ricordi, mamma mia, e mi sentivo grande ed avevo 18 anni.
non so come facessimo a resistere con le scatolette di insalatissime Rio Mare ogni giorno. Ricordo che ci siamo sedute in un ristorante per la prima e l'ultima volta in quella vacanza, prima di ripartire, mi ricordo, ed avevo usato la carta di credito di mia mamma che dovevo usare solo per le emergenze, proprio per un piatto di pasta. Mio Dio. Eravamo contatissime con i soldi, cioè, mamma mia, che ricordi. Allora, palette Chiara Ferragni, come al solito, non esco senza l'illuminante, ragazzi, cioè, non è da me sta cosa. Non è proprio da me. Non truccare gli occhi e mettere l'illuminante, io non so più chi... Dietro avete visto passare un gatto Denver, la mia videocamera ogni tanto si spegne a random, ma cosa stanno combinando? Wow, cioè, wow. Perché a fine giornata con questo caldo l'illuminante mi viene naturalmente. Ma dettagli ragazzi, dettagli, dettagli. Questi sono Denver e Max che giocano. Ok, ed è ormai una costante in questa casa. Ci sono praticamente loro che fanno casino. Betta che sta arrabbiata per i fatti suoi nelle sue stanze, dall'altra parte della casa, praticamente la stanza da letto. E Audrey che dorme sulla sedia o comunque in cucina. Che non viene mai dall'altra parte della casa, Audrey. Non so perché c'è questa cosa bizzarra. Comunque, allora, abbiamo fatto praticamente... Non mi resta che mettere il rossetto. Oggi metterò questo di Make Up For Ever. Questa era Beta, che si è arrabbiata con Denver. Spero che andranno d'accordo prima o poi. Se non coloro i denti. Avete esperienze del genere con i vostri gatti? Che magari all'inizio si odiano, poi ditemi che possono diventare migliori amici, vi prego. Sbiancamento ai denti l'altro ieri, ditemi che si vede. Non che prima fossero gialli, ma quando cominciano a non essere proprio bianchi bianchi bianchi, io sono fissata, devo rifare lo sbiancamento. E, ok, questo è quanto, questo è quanto. Tra l'altro oggi ho anche una visita per la mandibola, non che a me sconfifferi tanto andare a questa visita, ma quello strano rumore che mi faceva la mandibola anche in un mukbang qualche settimana fa mi ha un po' preoccupato, cioè non mi faceva male, però, cioè, cric cric, che quando parlo cric cric. Ok, direi che non ci resta che fissare il trucco, come al solito All Nighter Urban Decay. È super rinfrescante, lo adoro. Ok, direi che ci siamo, probabilmente sono anche in super ritardo, ma non ha importanza, let's go! Eccoci, sono quasi arrivata! Una bellissima giornata, cerco di camminare all'ombra più che posso, perché non mi sono messa la crema con protezione solare, di solito quando cammino sotto il sole la metto sempre. Comunque, e non ho mangiato niente, ma non ho assolutamente fame per via del... ASMR che ho fatto stanotte con tutte le cose dolci. Ok, ci siamo, sono arrivata. Che figata, perché sono praticamente la prima, c'è un'altra signora là dietro, ma sono... è praticamente vuoto quest'ora ancora, non mi era mai capitato, forse perché non vengo mai presto la mattina. E guardate un po' lì, ci sono io con i capelli rosa, ragazzi. Mi piace un sacco che abbiano appeso tutte le fotine di Instagram e quel colore blu metallizzato, è una figata, meraviglioso. Ok, ok ragazzi, allora praticamente mi è venuta alla fine
la voglia di farli argentati, ok? Quindi ho un po' accantonato questa cosa del rosa e voglio farli argentati. Allora, ho parlato con Franzè, che tipo secondo me gli è venuto un mezzo colpo, perché gli ho detto, ho quest'idea, era la gialla, tipo, oh mio Dio, che cosa uscirà oggi? E mi ha detto che è fattibile. Faremo non un colore, perché ovviamente dovrei prima decolorarli completamente, cioè farli bianchi e si rovinerebbero per poi andare a colorarli, non mi va. E quindi faremo un tonalizzante. Quindi intanto mi ha fatto i colpi di sole, guardate quante cartine, perché li fa sottilissimi e ci mette veramente una vita, però vale la pena perché sono super naturali. Quindi facciamo prima i colpi di sole, ovvero in realtà sono mesh, mi ha spiegato, e, come al solito, e poi farò il tonalizzante alla fine, che dovrebbe appunto, che sarà viola e blu, e che quindi in questo modo toglie il giallo dal capello e quindi li fa, li rende argentati. Quindi sono super 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 curiosa. Ovviamente non sarà un argento puro come se li avessi decolorati prima, perché non voglio farlo, già così si spezzano e sono sottili i miei, quindi eviterei, però mi verrà appunto un bellissimo effetto grigio argento, che poi se ne andrà tipo in un mesetto, quindi posso sempre tornare a farlo, ma intanto voglio vedere come mi sta. Quindi sono super emozionata e curiosa, e sono felice di farli argento piuttosto che rosa, anche per il fatto che è difficile un po' abbinare gli abiti eccetera con il rosa, perché puoi vestirti di nero, di bianco, di grigio, ma tutto neutro, perché se ti vesti di verde fluo, insomma, sei un po' come un clown. Almeno io ho questa sensazione. E adesso mi sa che devo stare in posa ancora solo 5 minuti e dopodiché risciacquiamo. Mamma mia, non vedo l'ora di vedere poi come sarà questo tonalizzante. Ok, sono super curiosa. Voi lo vedrete tra poco, ma per me passeranno delle ore. Ok ragazzi, tra poco sarà il momento della verità e vedremo che colore è uscito. Mi hanno detto che anche da bagnato era bellissimo, quindi sono super super contenta. Alla fine Franzè mi ha fatto scegliere se farli comunque un po' sul biondo o più argento, ed ho scelto più argentati, quindi sono super super curiosa. Ok ragazzi, questo è il risultato finale. Sono super super argentati e proprio grigi praticamente, proprio come con la cheratina. Infatti non mi sembra nemmeno così strano, proprio per via della cheratina, che di solito me li fa di questo colore. Sono un pochino biondi, secondo me soltanto sulla base, ma per il resto sono veramente veramente silver e freddissimi. Che cosa ne dite? Io sono super super entusiasta, ogni tanto mi piace cambiare. Poi in realtà, appunto, vi dicevo, tra qualche shampoo, Franzia mi ha detto tipo 2-3 settimane se ne andrà, ma posso sempre rifarlo, e mi piace giocarmi così, giocare con i colori, con i tonalizzati, anche se non vado, lo so, non vado mai così lontano dal mio biondo, però I like it, mi piace molto. Che cosa ne dite voi? Fatemi sapere nei commenti, che sono sempre curiosa. Poi ho sempre paura che mi diciate che non mi stanno bene le cose che faccio, e poi mi rattristo tantissimo e sono tipo comunque sì, happy, sono contenta. Amore mio, sei il mio amore tutto bianco un po' arancione, sei tu, mi dai bacini, amore mio. Che bravo, che bravo. Sì, il tuo amico Gatto Max. Buongiorno Gatto Max. Sempre insieme voi due. Sempre insieme voi due, amore mio. Amore mio, hai finalmente un compagno di giochi? Hai finalmente un compagno di giochi che gioca con te? Sì, che la gata non voleva mai giocare con te, amore mio. Max, cosa fai Gatto Max? Cosa fai Gatto Max? Gatto Max e Garou Remer. Garou Max e Garou Remer, sì, sì, sì. Che bravi questi gatti, che bravi. Gatta Beta dov'è? Ah, Gatta Beta è qua. Ciao patatina. Questo è il suo nascondiglio. Ciao patatina mia. Ciao patatina mia. Max, sempre protagonista. Tu e Denver rubate la scena a tutti. Devo ancora fare il letto, perché stamattina mi sono svegliata proprio all'ultimo secondo e sono andata subito subito da Goran, proprio il tempo per truccarmi e il minimo. Io la mattina, cioè veramente non connetto ragazzi, infatti credo di avere gli occhi ancora un po' arrossati, metterò un po' di collirio. E il mascara ha sbavato un pochino, se non sbaglio un pochino ha sbavato, poco poco, ma un pochino sì. Comunque adesso in realtà devo svuotare la lavastoviglie e indovinate, sto aspettando la spesa
indovinate, anche oggi sono in ritardo. Dovevano arrivare tra le 13 e le 14. Sono le 14 e 3 minuti in questo momento. Mi è appena arrivato un messaggio che mi dice: lo sciopero è in ritardo. E io ho pensato: ma va, che strano! E quindi adesso lo aspetto fino alle 15. Ma nel frattempo, comunque, ho da fare, perché devo, a parte che devo rispondere a un sacco di mail. Rispondevo alle email dal salone di parrucchiere da Goran, ma devo comunque rispondere ad altre email. Ad alcune è troppo complicato rispondere dal cellulare, e con un sacco di allegati e cose a cui devo rispondere, eccetera. E quindi farò questo e poi mi metto il montaggio del video ASMR che ho filmato stanotte, voglio dire ieri sera, ma in realtà è stanotte. E mamma mia ragazzi, che strano vedermi con i capelli così. Cioè, mi sembra di aver appena fatto la cheratina, ma non ho fatto la cheratina, boh. Spero che non mi invecchi, che cosa ne pensate? A me piace tanto, ma tanto tanto tanto. Penso che lo rifarò, infatti ho fatto segnare a Franzè, che è il figlio di Goran, se non lo sapete, io spesso dico Franzè è il figlio di Goran, e lui mi fa sempre 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 i colpi di sole. Mi fido solo di lui per i miei colpi di sole, perché è bravissimo, cioè ci impiega le ore, ma fino a quando non è perfetto e fatto tutto con cura non mi lascia. Quindi so che posso stare tranquilla, che piuttosto lui si prende un'ora in più, ma mi fa un bellissimo, eccellente lavoro. Infatti sono sempre così naturali i miei colpi di sole, che sono super felice. E gli ho detto, anzi lui mi ha detto: allora, visto che ti è piaciuto, salveremo la formula esatta se vuoi rifare lo stesso identico colore. Quindi super super happy. Comunque adesso svuotiamo la lavastoviglie. In realtà poi sono andata a prendere, ragazzi, sono andata a prendere anche un dentifricio, molto interessante, un dentifricio. E poi ho preso queste, ragazzi, che, cioè, io non so voi, ma non è molto figo parlare di queste cose, ma io ho sempre i talloni screpolati, non so perché, e con questa mi trovo molto bene. Tra l'altro io ci avevo lavorato con la Scholl, se vi ricordate, ed è un brand in cui credo molto, infatti vado anche a comprare le cose di questo brand. E la crema per i talloni screpolati, ragazzi, è l'unica crema che fa la differenza da subito. Cioè, se avete questo problema, provatela, perché ti migliora la situazione da subito, già dopo un'applicazione. E poi ho preso questa, che in realtà questa non l'avevo mai provata, crema rigenerante pelle secca, pelle subito morbida e liscia, quindi voglio vedere com'è. L'ultima volta questa non c'era, e questa invece l'avevo presa la prima volta per provarla, e visto che è fenomenale e l'ho praticamente finita, ne ho prese due di confezioni. Questa invece è una novità, vedremo com'è. Però ho la pelle delle gambe, delle gambe e dei piedi super super secca, che è super fastidiosa come cosa, specialmente in estate, perché comunque abbiamo, cioè, le scarpe aperte ovviamente e i talloni si intravedono e si vedono che sono screpolati, ed è veramente veramente brutto. Sembra che non ti curi il piede, quando magari invece è tutto curato. Ma ho provato creme, ho provato burri, ho provato oli, niente funziona bene come questa crema della Scholl. Comunque adesso dove vi posiziono, ragazzi? A voi piace quando vi dico che vi posiziono e siete tipo la videocamera in questo momento? Vi posiziono qua. Guardate dove vi sto posizionando. Vi sto posizionando nell'armadietto delle tazze. No, vabbè. Mi hanno appena telefonato, sempre da supermercato 24, che gli sto facendo una pubblicità brutta, ma in realtà se la fanno da soli la pubblicità brutta, perché è un servizio super utile, ma ogni volta sono in ritardo. E stavolta adesso mi hanno chiamato. Allora, prima mi hanno mandato un messaggio dicendo siamo in ritardo, invece che dalle 13 alle 14 la consegna ti arriva alle 15. Poi mi hanno detto speriamo che sia entro le 15, in caso ti lasciamo la spesa davanti alla porta. E adesso mi richiamano tipo a distanza di 10 minuti nemmeno, per dirmi che in realtà la consegna non me la fanno proprio. Io rido perché mi fa troppo ridere queste cose, perché, cioè, poveri. Mi dispiace anche quelli del centralino che si devono beccare tutta la gente arrabbiata, tipo, perché tu, cioè, io avevo anche già pagato quest'ordine, per essere sincera. Però nel frattempo sto svuotando la lavastoviglie, ragazzi. Se vi chiedete cosa sto facendo, sto svuotando la lavastoviglie, tutta la roba pulita la sto mettendo a posto. E Denver si fa le unghie sul divano, capito? Cioè, da quando è arrivato Gatto Max, che gli ha insegnato a fare le cose che non dovrebbe fare, adesso sono diventati due teppisti e praticamente confabulano assieme contro di me. Li avete visti correre assieme? È sempre così, sempre così. E prima non se le faceva mai le unghie sul divano, adesso ha iniziato, così si sta ribellando, capito? Però mi fa, cioè, mi dispiace anche per questi poveri
operatori che stanno lì in ufficio che devono assorbirsi tutte le lamentele dei clienti perché questi non riescono a fare le consegne. Vabbè, di che cosa vi sto parlando? Probabilmente non ve ne frega neanche niente minimamente delle mie consegne della spesa, però ragazzi, mi serviva, cioè nel senso... Beh, vabbè, fa niente. Comunque, a questo punto l'hanno rinviata a domani sera la spesa. E spero vivamente che mi arrivi, perché non so mai cosa aspettarmi. E quindi aspettiamo. Però la cosa più comoda è che veramente loro ti portano... Cioè, io ho ordinato stavolta tipo 2 casse d'acqua, 2 casse di Coca-Cola. E solo quelle sono tipo... Calcolate che una cassa di Coca-Cola sono, adesso Nicole è la matematica, allora una cassa di Coca-Cola sono 6 bottiglie da 1,5 litri, quindi 2 bottiglie 3 litri, 4 bottiglie 6 litri, 6 bottiglie 9 litri, quindi sono 9 kg, 9, 18, 26, 36 kg solo, può essere, no, 36 litri, quindi sono 36 kg, vero? Sì, eh? Quindi mi portano 36, cioè io faccio sempre queste figure, poi magari sbaglio. Quindi mi portano 36 kg di roba solo per quanto riguarda acqua e Coca-Cola, senza contare che poi ho preso, vabbè, detersivo, eccetera, eccetera, che comunque anche quello pesa. Tipo detersivo ho preso 1,5 kg, quindi già siamo a 37,5 kg, più la spesa. Quindi sicuramente è utile questo servizio, se funziona. Se funziona, scusatemi, sto buttando... ho buttato via... Ma cosa è adesso? Ok, credo di aver messo via anche il bicchiere che era sporco. Può essere, oh mio Dio. Sì, secondo me questo è sporco. Stava qua e l'ho messo. Ok, fatto ragazzi, asciugatrice, la lavastoviglie è svuotata. Ma una domanda, no? Molto poco, cioè molto interessante per me, in versione casalinga. Ma la vostra lavatrice, la vostra lavastoviglie asciuga anche? Perché la mia asciuga, ma so che alcune non asciugano. Però non so mai quale sia il programma di asciugatura e perché mi rimane accesa per tutta la notte. Perché io tipo la metto la sera e poi la mattina dopo il programma di asciugatura è ancora acceso, anche se alla fine l'asciugatura è completa perché era tutto asciutto. Quindi boh, non lo so, che strana sta cosa. Non ho mai capito bene come funziona il programma di asciugatura in realtà. Adesso vi sto appoggiando nella credenza, guardate, vi sto mettendo qua, adesso vi appoggio qua, ok, ok, no, vi appoggio sui piatti, ok, metto via soltanto, devo comprare un frullatore nuovo ragazzi, no, in realtà Eric ne ha uno, quindi non vedo l'ora che, di poter usare quello, perché questo sta un po' andando, lo usavo ai tempi, scusatemi, Arrivo, eccomi. Lo usavo ai tempi di Amsterdam per fare i frullati ed è passato un po' di tempo. Comunque, questo è quanto. Tac, abbiamo messo a posto tutto. Adesso l'unica cosa che devo ancora fare è rifare il letto. Cioè, l'unica cosa, devo rifare il letto, ma poi devo mettermi a lavorare al computer. Però ho risposto tipo a 6-5 email, che può sembrare niente, ma sono email lunghe. Con aiuto, cade tutto. Sono email lunghe con prezzi, offerte, risposte, domande, accordi, fatture e sono riuscita a rispondere a 5 email dal parrucchiere, quindi mi sono tolta un bel po' di lavoro in realtà che altrimenti avrei dovuto fare adesso, quindi molto molto utile avere un cellulare, una connessione internet, perché poi lavoro, cioè se fai il lavoro che faccio io ovviamente puoi lavorare ovunque. Adesso metto via queste cremine e il dentifricio che ho comprato. Eccola, questa è la crema talloni scrupolati, infatti l'ho praticamente finita e non volevo assolutamente restare senza. Adesso ragazzi mi metto a rifare il letto, che vederlo così mi dà veramente fastidio, perché io sono una maniaca dell'ordine, dovete sapere, anzi lo sapete. Quindi se il letto non è fatto, non è veramente da me, ma oggi rischiavo di fare veramente troppo troppo tardi, quindi mi sono detta, ok Nicole, resisti, e adesso lo faccio subito. Strano, ma io mi sento molto più realizzata in questo momento che ho finito il letto. Mettiamo a posto questo cuscino e voilà. Molto molto meglio, che cosa ne dite? Secondo me molto molto meglio. Nel frattempo ho azionato il robottino di là, Life, che pulisce casa, e adesso mi metterò veramente a lavorare al computer. Bravo robottino, tu pulisci, bravo robottino.
Volevo comunque farvi anche vedere che ho sistemato un po'. No, questo già ve l'avevo fatto vedere, però l'avevo messo lì. Adesso invece l'ho posizionato qui. Che cosa sta succedendo? Dio mio, gatti? Che cosa combinate, gatti? Voi due, tempisti, Gatto Max, Gatto Denver, Gatto Max, Gatto Denver, Gatto Max, Gatto Denver, Gatto Denver. Addirittura Max è agilissimo tu, eh? Vabbè, e quindi sì, volevo farvi vedere che secondo me è molto più ordinato, molto più ordinata la mia postazione trucco, perché ho questo raccoglitore che vi dicevo, preso su Amazon, e l'ho messo su questo mobiletto. Secondo me ci sta molto molto bene ed è super super comodo, io lo adoro. E così sulla mia scrivania, sulla mia specchiera, in realtà sono riuscita a liberare un po' e quindi sembra tutto molto più spazioso e in ordine. E invece la mia scrivania, insomma, è sempre quella. Mettiamoci al lavoro. Ok, il video ASMR è pronto. Lì c'è Gatto Max che fa la nanna. Ci ho messo un po' più del di quanto mi aspettavo ad editarlo, in realtà parecchio di più. Comunque lo sto preparando, alle 17.30 sarà online, adesso sono le 16.38. Quindi oggi 4 luglio 17.30, devo sempre stare attenta perché in default YouTube ti mette il giorno dopo e quindi a volte mi capita di programmare un video e poi mi rendo conto che in realtà è programmato per il giorno dopo, devo cambiare la data. Provo l'ASMR solo cibo, questo sarà il titolo, questa è l'anteprima, ma d'altronde voi questo video già lo avete visto, credo, perché questo vlog lo vedrete domani, mentre questo video sarà online tra pochissimo, quindi sicuramente l'avete già visto. Spero vi sia piaciuto, scrivetemi anche su questo video che cosa ne pensate dell'ASMR. Devo farne altri? Se sì, quali? Tipo, cioè con cosa? Adesso devo andare ancora nell'altro appartamento, in realtà l'appartamento dove abitavo prima, perché devo ancora sgomberare alcune cosine, non ho ancora finito tutto quanto purtroppo, e dopodiché ho la visita per la mia mascella, mandibola, che non so mai se è la mascella o la mandibola, ma avete capito. Eccomi ragazzi, sono in fila dal dentista praticamente. Ci siamo. Mia family, sono già a letto, in realtà devo ancora struccarmi, non voglio essere una di quelle influencer che dicono sono pronta per andare a letto e ho ancora il trucco tutto perfetto. No, assolutamente, solo che aspetto sempre l'ultimo secondo per andare a struccarmi, ma mi sa che adesso dovrò veramente farlo. Devo dire che oggi la base non è proprio il massimo, nel senso che se n'è andata, però è anche vero che ho su il trucco da praticamente da devo fare i calcoli, io con le matematiche non sono messa benissimo, praticamente 14 ore, no, 16 ore può essere? No, dalle, praticamente dalle, boh, dalle 9:30 di mattina all'1:33 di notte praticamente, quindi insomma non so in questo momento fare il calcolo perché io e la matematica non andiamo tanto d'accordo, ma potrei farlo, ma non mi va perché sono veramente stanca, ma fatelo voi per me, però è parecchio. Però appunto il trucco, la base, oh mio Dio, un brufolo, spero, mi auguro di no. Sono super contenta per il colore, anche se in realtà in questa luce sembra un po' più giallino, boh, non lo so, non lo so, voglio leggere i vostri commenti e vedere. Poi, stavo leggendo in realtà i commenti all'ASMR ed ho visto che ci sono due commenti, cioè due tipologie di commento parallelo ai video ASMR. Un commento è, oh mio Dio, amo i video ASMR, ti prego fanne di più, ti prego fanne di più, li amo. Seconda tipologia di commento, oh mio Dio, io gli ASMR li odio, ti prego non farne più. Quindi praticamente ci sono opinioni un po' discordanti, e stessa cosa nei messaggi privati, tanti messaggi privati che mi dicono Nicole ho adorato questo video, ti prego fanne altri, e mi davate consigli, e oppure messaggi privati che mi dicono ti prego non farli mai più perché cioè, sono terribili per me. Quindi in realtà però mi rendo anche conto che essendo una tipologia di video talmente particolare, talmente quasi potremmo dire eccentrica, è normale che o piaccia o non piaccia affatto, non è una di quelle cose che dici ma come magari può essere un vlog, no, una recensione, quelli sono video particolari che devono piacere, ecco, questo sicuramente. Comunque ragazzi, a parte questo, penso che comunque li farò ancora in realtà, perché comunque mettendoci nel titolo ASMR in realtà
cioè lo vedete che è un ASMR, quindi magari se a qualcuno quella tipologia di video non piace può saltare il video, anche se mi dispiace in realtà dire ai miei follower: se non vi piace quella tipologia saltatela, però è l'unico modo, perché io mi diverto tanto a farli, cioè mi piace proprio, anche se non devo farne più eating, perché veramente ho mangiato un sacco di caramelle, ragazzi, cioè siete la mia rovina, però... E oggi ne ho mangiate altre, peraltro, anche se non ho filmato un ASMR, quindi sono proprio io. Però mi diverto a farli, quindi continuerò e voglio ascoltare anche i vostri consigli, perché in realtà già nell'altro ASMR mi avete consigliato in tanti di usare luci un po' più soffuse nella stanza e questa volta non ci ho pensato, cioè mi sono letteralmente dimenticata, mi sono ricordata di altri vostri consigli tipo parla più lentamente, metti le cuffiette eccetera eccetera, ma non mi sono ricordata effettivamente di rendere l'ambiente un pochino più... come dire, rilassante, con le luci un pochino più soffuse, non così sparaflesciate, perché ho usato le luci che uso solitamente nei miei video in realtà, quindi questo è un ottimo consiglio che mi avete dato, però sono contenta che mi abbiate detto che sto migliorando, il che mi fa molto molto piacere, perché ragazzi era il mio secondo video ASMR, non è una tipologia di video che io so fare, quindi questo è quanto. Adesso comunque con Eric stavamo guardando anche i voli eccetera per andare a trovare Demelza, che mi fa molto molto piacere, sono molto contenta, speriamo di riuscire ad organizzare. E niente, mia family, mi sa che vi darò la buonanotte, adesso vado a struccarmi e domani, mi raccomando, domani, eccezionalmente di sabato, questa settimana ci sarà un nuovo video, perché ne ho saltato uno, non mi ricordo se è martedì, mercoledì o quando, ne ho saltato uno questa settimana, e adesso c'è Eric che è 1:30 di notte, 1:37, vi faccio vedere, 1:37 di notte in questo momento, sta davanti a me che si mangia il gelato direttamente dalla vaschetta. Buono? Eric è uno di quelli che si mangia prima tutta la granella di cioccolato sopra, no? E poi ti lascia la parte sotto. Ma non eri stanco? Però voglio di gelato. Beh, mi sembra giusto. E quindi, visto che ho saltato un video, voglio sempre farne 5 alla settimana, recupererò di sabato. Quindi questo video... No, 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 amore, basta zuccheri, ti prego. Ho mangiato troppo... Amore, ho appena mangiato uno di quegli animaletti di zucchero. Ah. Cioè, Buono. E visto che voglio fare sempre 5 video a settimana, assolutamente recupererò di sabato, quindi domani anche se sabato c'è un nuovo video, e quindi ci tengo a caricare. More, basta, no, non lo voglio il gelato, basta, e quindi ce ne sarà uno anche domani eccezionalmente. E niente, un bacio grande mia family, buonanotte, a domani, ciao.